Salve a tutti, sul blog di questo mese su Altra Età abbiamo parlato di quelle che sono le terapie mediche della ipertrofia prostatica, dell'adenoma prostatico, che ricordo non dobbiamo assolutamente confondere con il tumore della prostata. Le terapie mediche essenzialmente possono essere sia a base di sostanze naturali, quindi quella che noi chiamiamo la nutraceutica. Oggigiorno ci sono numerose sostanze naturali che sono in grado di svolgere delle importanti azioni quasi simili ai farmaci e con molto meno effetti collaterali. Per quanto riguarda l'ipertrofia prostatica, sicuramente l'utilizzo della Serenoa repens, che è la radice di una pianta del palmetto seghettato, o dell'epilobio o del pygeum africanum, spesso magari associate anche a molecole come possono essere il selenio, il licopene o molecole antinfiammatorie, quindi in vari composti, sono sicuramente di aiuto con un'azione antinfiammatoria e antiproliferativa. La Serenoa repens d'altronde si è visto che ha anche un'azione simile finasteride, simile dutasteride, che impedendo quindi in parte la conversione di testosterone in DHT, il diidrotestosterone, che come sappiamo è una molecola che induce molto fortemente la crescita prostatica. Queste terapie naturali, quindi la nutraceutica, richiede tempi lunghi di assunzione prima che vi siano dei risultati concreti. Quindi nella mia pratica quotidiana consiglio almeno all'inizio di tentare di testare la molecola per almeno 6 mesi. Quando la terapia naturale non porta agli effetti voluti, c'è un passaggio alla medicina classica. I farmaci per curare l'ipertrofia prostatica sono essenzialmente due: la dutasteride, come vi ho detto prima, un farmaco che impedisce la crescita della prostata e agendo su un meccanismo ormonale blocca un enzima che è in grado a 5-alfa-riduttasi, un enzima che trasforma il testosterone in diidrotestosterone. O ancor più i farmaci alfalitici. I farmaci alfalitici cosa fanno? Aprono il collo della vescica, cioè permettono a questo imbuto rappresentato dal collo vescicale, che tende a essere meno elastico e anche compresso dalla ghiandola prostatica, ad aprirsi più facilmente e quindi favorire il più delle volte la menzione. Questi farmaci, che ricordiamo essere alfusozina, terasozina, doxazosina, tamsulosina, sono tanti, hanno anche effetti collaterali. Ricordiamo i principali, che sono la retroeiaculazione, ossia durante l'orgasmo il liquido seminale molto facilmente va in vescica, impedendo quindi l'eiaculazione, e chiaramente è un fatto molto importante, specialmente nell'uomo che è alla ricerca ancora di una paternità e di una gravidanza con la propria compagna. E in più, per un'azione di tipo alfalitico, di blocco dei recettori alfa, può indurre nei soggetti predisposti o che già fanno terapia antipertensiva, può indurre calo della pressione. Quindi ricordiamo sempre al paziente che sta assumendo alfalitici, specialmente nei primi giorni, che se si alzerà la notte per urinare, di stare un attimino seduti, perché ci sono stati dei casi di improvvisi svenimenti e conseguenti poi purtroppo nell'anziano anche fratture del femore. Quindi usiamo i farmaci, ma sempre conoscendo in maniera dettagliata i loro effetti collaterali. Nel prossimo numero di Altra Età parleremo invece delle terapie di tipo chirurgico mini-invasive che si stanno proponendo sempre più con grande utilità per la persona che deve subire l'intervento. Si parla oggi di interventi mini-invasivi della durata di pochi minuti e sicuramente utili specialmente nelle persone che non possono affrontare, per motivi cardiorespiratori, sistemici, coagulativi, anche i classici interventi. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon mese, una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.